Stessami in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signore è il Salvatore, in Lui confido, non ho timor. In Lui confido, non ho timor. Ci accomodiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Questa preghiera, questo canto che abbiamo fatto, la lettura, è un po' per dare una cornice alla informazione e alla comunicazione che vi devo fare. Il primo elemento di questa cornice riguarda la fede appunto nel Signore Gesù, che abbiamo cantato come nostra forza, come colui che ci sostiene. Certi passi si compiono per questo motivo. Questo è il motivo vero, serio, che nasce dal nostro battesimo e che dà al nostro battesimo quel valore fondamentale che ci porta poi, uno dopo l'altra, a fare altre strade, ad aprire altre possibilità e altre obbedienze. Il secondo elemento di questa cornice è la festa di oggi, San Matteo. Nel Vangelo di oggi, che non abbiamo letto, si ripete quella espressione, seguimi. Così Gesù dice a Matteo. Dove? Beh, dove vuole lui. Si ricollega con questa nostra fiducia, quella che nasce dal nostro battesimo nell'essere nel Signore, e conseguentemente sentiamo in forza della nostra fede che dietro quello che noi viviamo, dietro le nostre avventure, le circostanze quotidiane,
dietro ai fatti belli della vita e anche a quelli brutti della vita, noi troviamo un'occasione per seguire Gesù e per dire: vengo, ci sono, arrivo. E un terzo elemento di questa cornice è la testimonianza di Paolo, che riassume nel suo essere, vede il suo essere in prigione come una condizione quasi che esprime la sua relazione con Gesù. Lui appartiene a Gesù con tutto se stesso. Ma è anche molto interessante, molto bello, almeno secondo me, in questi tempi che noi stiamo vivendo, quelli del Sinodo in particolare, sentirci dire che da Paolo che alcuni sono chiamati ad essere apostoli, altri profeti, eccetera. Ma perché? Per preparare i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo. Questa è un'occasione per riscoprire per la parte di tutti noi questa grande vocazione, soprattutto per i presbiteri che sono qua, ma poi con la collaborazione di tutti. Il compito è quello di edificare il corpo di Cristo, che è la comunità dei suoi discepoli, perché questa comunità possa portare il Vangelo a tutti, non per se stessa. E allora, perché si possa edificare il corpo di Cristo, vengono dati doni e vengono offerti, dati, consegnati ministeri a noi. Perché il Signore ha scelto me? Perché ha scelto chiunque di voi nella strada del matrimonio o nella strada di un servizio in parrocchia o nella strada di un servizio nei confronti della società? Per sua grazia. E noi troviamo la nostra realizzazione proprio nel momento in cui riusciamo a dire di sì e ci mettiamo a disposizione per quei territori, per quegli spazi umani, sociali e spirituali ai quali il Signore ci ha chiamati. Ecco, qui ci troviamo presenti in tanti che hanno un servizio nella Chiesa, per la Chiesa, anche per servizi che sono rivolti nei confronti della società, e quindi questo credo che sia un richiamo molto bello. Ecco, mi piacerebbe consegnare questa cornice, San Matteo, evangelista, la chiamata al ministero perché tutti siano idonei a svolgere questo servizio, il richiamo al nostro battesimo. Perché è in questo contesto appunto che vi posso annunciare, quindi con un minuto di anticipo, ma è possibile, che il Santo Padre Francesco ha scelto tra noi il nuovo Vescovo di Oppido Mamertina e Palmi. E il candidato che ha dato la disponibilità e che io ringrazio anche perché so che queste cose che ho detto sono anche quelle che ci sono nel suo cuore, è Don Giuseppe Alberti. Individuato, sì, è lui. Alzati in piedi che così sanno chi sei. Vi leggo come è tradizione un profilo, quello che tratteggia sommariamente la storia di Don Giuseppe. È nato il 17 giugno del 1966 a Este, in provincia di Padova,
ed è stato battezzato. Ecco, questo qui è l'allarme della regione, se funziona. E chi non l'avesse già fatto, siccome io l'ho già vissuto perché ero in Friuli, quando hanno fatto la stessa esperienza in Friuli, ogni tanto qualcun altro parte, quindi bisogna mettere in modalità aereo. Ora, Don Giuseppe è stato battezzato il 26 giugno del 65 a Santa Croce di Ospedaletto Euganeo. Ha studiato presso il Seminario Minore di Padova fino al diploma di maturità classica. Successivamente ha percorso e concluso il ciclo di studi di filosofia e teologia presso il nostro Seminario Maggiore. È stato ordinato presbitero il 10 giugno 1990. È stato vicario parrocchiale a Montagnana dal 90 al 95, anno in cui è stato nominato assistente nel Seminario Minore di Padova, dove è rimasto dal 95 al 99. Durante gli anni di servizio al Seminario Minore ha studiato teologia pastorale all'allora Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione di Padova, ora è la nostra Facoltà Teologica del Triveneto, conseguendo il grado di licenza. Dopo aver accolto la disponibilità per il servizio missionario come Fidei Donum della Diocesi di Padova, è partito per l'Ecuador nel 2000 con il compito di accompagnare il processo formativo dei seminaristi della Diocesi di Tulcán nel seminario Nuestra Señora de la Paz. Nel medesimo seminario ha insegnato varie materie, sia filosofiche che teologiche. È diventato poi rettore del Seminario Maggiore e allo stesso tempo collaborava all'opera pastorale nelle parrocchie di Tulcán. È stato coordinatore degli studi e membro del Collegio dei Consultori. Durante la sua permanenza in missione ha partecipato all'organizzazione e al coordinamento della fase diocesana e nazionale del CAM, cioè il Congresso Missionario Americano, il terzo, del 2008, che ha avuto sede in Quito. È rientrato a Padova nel 2011. Nel 2011 è nominato parroco di Villafranca Padovana, per questo abbiamo invitato in particolare i consigli pastorali di Villafranca, che comprende quattro parrocchie: Villafranca Padovana, Taggi di Sotto, Taggi di Sopra, Ronchi di Campanile. Dal 2013 al 22 è stato anche vicario foraneo nel vicariato di Limena. Dal novembre 2022, poco tempo fa, è arciprete della parrocchia di Santa Maria Assunta di Solesino, ovviamente nei confronti della quale lui e anch'io siamo dispiaciuti, ma riteniamo che sia giusto obbedire da parte di tutti. Ecco, quelli di Solesino possono capire che avevamo cercato di mandare una persona che fosse in grado di aiutare la parrocchia e adesso chiediamo al Padre Eterno che ci illumini nel trovare chi lo sostituirà. Papa Francesco l'ha nominato vescovo della diocesi di Oppido Mamertina Palmi oggi, 21 settembre 2023. E a questo punto noi riteniamo che questa esperienza che stiamo vivendo si tratti di un atto di generosità che la nostra Chiesa fa nei confronti di altre Chiese sorelle, e siamo contenti di poterlo fare. Ovviamente quando si rinuncia a qualche cosa c'è sempre anche un lato di preoccupazione, però noi siamo al servizio del Signore e di quello che la sua Chiesa vuole indicarci come spazi per la nostra missione. Penso che Don Giuseppe possa dire due parole e gliele lascio dire. Mi devo levare gli occhiali perché altrimenti non riesco a leggere e non è bene fare così spontaneamente questo piccolo intervento. A proposito di San Matteo, una volta che sono lì passato dal nunzio, non rivelo niente di segreto,
ho sentito la necessità di scaricare la tensione accumulata camminando a piedi per Roma e quindi poter metabolizzare questa cosa nuova che mi stava arrivando addosso come un tsunami e ho voluto precisamente passare per San Luigi dei Francesi dove c'è quel famoso quadro di San Matteo, la chiamata di Matteo del Caravaggio, sapendo che il giorno era stato deciso per il 21 di, appunto, di settembre. Ecco, un grazie per la vostra, tra l'altro, numerosa presenza e un grazie al Vescovo Claudio anche per il supporto di questi giorni che mi hanno visto catapultato dentro una situazione dagli orizzonti completamente nuovi, in modo imprevisto e destabilizzante. Ho la sensazione di essere stato preso in contropiede da Dio, un'immagine, un linguaggio un po' sportivo, ma permettetemelo in questo momento di emozione. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, tanto per tornare al grande Isaia. Riconosco sinceramente che ho ricevuto con grande sorpresa e non poco turbamento la richiesta del Santo Padre di nominarmi pastore della chiesa particolare che vive in Oppido Mamertina Palmi. Di solito Carneade, che era costui, si applica alle persone, non alle diocesi, però la sensazione era la stessa. Assumere oggigiorno la responsabilità di essere vescovo di una chiesa locale, anche se Paolo lo definisce un nobile lavoro, è possibile solo dentro una dimensione di fede, ce lo ricordava giustamente Don Claudio prima, il vescovo. Non si basa sulle predisposizioni personali o sulle capacità umane che restano sempre limitate e insufficienti di fronte a un così grande compito. Ho sempre cercato di dire sì agli inviti del Signore, del diventare prete, di andare in missione, di cambiare parrocchia anche recentemente, ma questa chiamata, lo devo ammettere, mi è costata in modo particolare. Sappiamo tutti che il nuovo, ciò che non si conosce, è fonte di incertezza e di timore, di inquietudine e di tante domande. Ma perché proprio a me? Non avevi altri, Signore? E poi in una realtà così diversa e lontana, di cui non so quasi nulla. Ma proprio in questi giorni le parole di Gesù a Pietro mi hanno rincuorato: non temere, come a dire non guardare alla tua inadeguatezza, ma fidati di me. E allora sulla tua parola ho accolto questa ulteriore chiamata mettendo ancora una volta la mia vita nelle mani di Dio. Mi sono di ulteriore consolazione le parole che Paolo proprio in questi giorni della liturgia sta rivolgendo al caro amico Timoteo nelle letture ordinarie. Non meno bella la prima lettura che è stata scelta per oggi nella festa di San Matteo. E diamo uno sguardo alla comunità diocesana che mi attende, forse c'è anche molta curiosità in voi, penso che si sa poco. Diversi è una diocesi della Calabria che si affaccia sul Mar Tirreno e ha 175.000 abitanti, un centinaio di preti, diversi diaconi, alcuni seminaristi. Mi avvicino in punta di piedi, cosciente che il Signore è arrivato in quelle terre prima di me e che la sua sposa ha già molti figli nelle comunità cristiane della diocesi. Questo mi fa sentire meno solo nel compito che mi è stato affidato. E se ho accolto questa nuova chiamata è perché sono convinto che le risposte saranno il frutto di un dialogo fraterno, di una ricerca comune e prima ancora di una fedeltà a un dono condiviso, ricevuto, che ci farà fare un pezzo di strada insieme. Sono certo che il Signore, come ad Emmaus, camminerà con noi e noi cercheremo insieme di farlo con Lui. La prima sinodalità è con il Signore e quindi sarà possibile e vera anche tra noi. Desidero esprimere riconoscenza a chi ha lavorato prima di me in questa vigna del Signore, spendendo energie, dedicando tempo e passione per l'annuncio del Vangelo, in tempi non facili come quelli nei quali stiamo vivendo, lo sappiamo tutti. Sento importante un senso di continuità nei passi della Chiesa diocesana, una tradizione ecclesiae che fa fluire il dono della fede nel cuore dei singoli e delle comunità, di generazione in generazione, nelle parrocchie e nelle famiglie. Sento che ho un debito grande di riconoscenza verso la Chiesa di Padova, che mi ha visto nascere e crescere nella fede.
e che da 33 anni sto servendo come presbitero. Proprio quest'estate stavo meditando sulle tante opportunità che mi sono state offerte. Avevo qualche attimo di pausa nel campeggio estivo. Don Marino, tra l'altro, anche lui ha condiviso qualcosa insieme. Abbiamo vissuto questa esperienza e proprio in qualche attimo ho avuto la possibilità di meditare sulle opportunità offerte che sono diventate esperienze di vita e di crescita come uomo, come cristiano e come prete. Penso alla possibilità di entrare nella vita della parrocchia montagnana con l'entusiasmo del giovane prete, ad accogliere la sfida educativa nell'accompagnare i giovani del liceo nel seminario minore, e quegli anni era proprio una sfida verso una scelta di vita definitiva. L'invito a lasciare tutto per anni di missione stimolanti e indimenticabili, il ritorno in diocesi cercando di tessere cammini condivisi di fede e di crescita nelle comunità cristiane dell'unità pastorale di Villafranca, con le altre parrocchie nel vicariato di Limena. E l'ultima obbedienza a Solesino, che dopo 10 mesi di preparazione al decollo pastorale mi vede fermare l'aereo proprio in pista per cambio di destinazione. In questo momento il mio pensiero va ai vescovi con cui ho collaborato, al vescovo Claudio, al vescovo Antonio, ai sacerdoti, compagni di classe, ai laici con cui ho condiviso tanti percorsi di crescita umana e cristiana, a collaboratori e amici che mi hanno insegnato il gusto del lavoro generoso, la fedeltà a Dio e ai fratelli, la gioia di comunicare e condividere il tesoro più prezioso della mia vita, che è il Signore Gesù. E molto di più ciò che ho ricevuto di quanto sono riuscito a dare, ma sento che il Signore continua a chiedere. Un riferimento doveroso lo sento di fare anche in riferimento alla mia famiglia, a cui non ho rotto il sigillo del silenzio, ma mi pareva doveroso, a cui ho anticipato ieri la novità, chiedendo comprensione e offrendo sostegno. Il mio cuore è sulla soglia tra il già e il non ancora. In questo spartiacque della mia vita lascio una sponda con riconoscenza e un pizzico di nostalgia, ne sono sincero, ma intravedo già l'altra nell'inedito che mi attende. In questo passaggio chiedo umilmente la vostra preghiera perché la mia presenza di pastore non manchi di amorevolezza e di comprensione, di luce e di sapienza, di forza d'animo e fede nel Signore. Nella nuova diocesi di Oppido Mamertina Palmi ho il desiderio di donare e la fiducia di trovare con i presbiteri e i diaconi, con le persone di vita consacrata, i laici impegnati, una cura vicendevole, una collaborazione leale e generosa, una condivisione concreta di gioie e speranze, di tristezze e angosce, a favore delle persone e delle comunità, anche di chi vive ormai ai margini, sono tanti, della vita di fede, ma appartiene alla nostra umanità, e specialmente quella più povera e marginale. Sogno una chiesa ministeriale in cui tutti, vescovo compreso, guidati dallo Spirito, sono al servizio dei fratelli per il bene comune, per l'edificazione della comunità. Da parte mia c'è la disponibilità a mettermi in un atteggiamento di diaconia episcopale, come discepolo, che è chiamato a imparare nell'ascolto condiviso che aiuta a discernere insieme la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto, al servizio della fede di tutti, alimentando la speranza, vivendo la fraternità evangelica nella carità pastorale. In questo nuovo capitolo del libro della mia vita invoco l'intercessione dei santi patroni della nostra amata diocesi di Padova, ma oggi chiedo fiduciosamente anche la vostra intercessione, in un clima di fraterna amicizia e di sostegno reciproco. Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Signore ci benedica in questi nostri nuovi passi, ci faccia vedere il suo volto, ci dia pace. Don Giuseppe,
sceglierà luoghi e tempi della sua ordinazione, del suo ingresso nei prossimi giorni, quindi molto velocemente saremo informati. Nel frattempo resta la parroco di Solesino, fino a nuova destinazione appunto, quindi per qualche tempo è ancora lì. Grazie della vostra, sì. Grazie della vostra presenza, condivisione, la preghiera l'ha già chiesta lui, credo che abbia bisogno della preghiera e anche del sostegno nostro umano. Grazie.